Buongiorno amici di RTC, siamo di fronte alla Cittadella regionale, manifestazione organizzata da più settimane, diverse le forze che stanno per scendere in piazza, con un unico grido: lavoro, dignità, salute. Antonio Viteritti, fronte della Gioventù Comunista. Sì, buongiorno. Noi siamo scesi in piazza oggi per rivendicare lavoro, salute e dignità contro le politiche filopadronali della giunta regionale e del governo che in ambito lavorativo, ma soprattutto in ambito sanitario, hanno martoriato, distrutto questa terra e vogliamo rivendicare a gran voce un grido di riscatto per la nostra terra e iniziare a dire che vogliamo lavoro, vogliamo salute e dignità. Sì, fondamentalmente noi dal punto di vista sindacale ci sono le organizzazioni politiche, prima hai citato il fronte, ma ci sono una componente larga della sinistra calabrese, più o meno tutta diciamo. C'è Calabria Resistente e Solidale, c'è l'Unione Sindacale di base, ci sono comitati che non si rivedono in nessuna formazione politico-sindacale in questo momento, che combattono semplicemente per la difesa o per la riapertura degli ospedali lì dove non ci sono. Le richieste sono abbastanza semplici: innanzitutto vogliamo una sanità degna di questo nome, noi come sindacato rivendichiamo che vengano assolutamente abrogati i contratti di precarietà che ci sono attualmente in Calabria, perché forse molti calabresi non lo sanno, ma l'80-90% delle persone che adesso li stanno curando all'interno dei centri Covid sono precari, alcune con forme contrattuali totalmente atipiche come i co.co.co., per i quali non è previsto nemmeno il diritto alla malattia. Ci sono co.co.co. che lavorano nel centro Covid, si sono ammalati di Covid, sono dovuti stare a casa magari anche un mese e quel mese non gli è stato retribuito. Pensiamo che questo sia semplicemente inaccettabile. Partendo da loro, arrivando a tutte quante le forme di precariato sociale, che in questa Calabria sono tantissime, arrivando anche ai disoccupati, noi chiediamo semplicemente che anche i soldi del Recovery Plan non vengano gettati e sperperati come i vecchi soldi della 488, che in Calabria in particolar modo hanno segnato una tristissima storia fatta di padroni che sono venuti, hanno aperto quattro capannoni, chiusi dopo un mese e lasciato il deserto intorno. Hanno segnato storie di sprechi e di aziende e di vicende giudiziarie. Noi chiediamo che questi soldi vengano investiti per creare reale occupazione in Calabria, per aumentare i posti all'interno degli ospedali, i posti letto, aprire gli ospedali chiusi. Chiediamo che vengano spesi per la messa in sicurezza del territorio, chiediamo che vengano spesi affinché la mia generazione, la generazione di chi ha parlato prima, i giovani di questa terra non vengano più costretti a quella lì che è un'emigrazione forzata dalla Calabria e che vadano a dare la propria forza lavoro, la propria intelligenza fuori da questa regione. Crediamo che ci sia questa possibilità adesso, ma pensiamo che bisogna svegliare anche il governo centrale per far sì che questo qui avvenga, perché noi crediamo che il governo Draghi attualmente sia un governo a forte trazione nordica che non guarda assolutamente bene il meridione, in particolar modo la Calabria. Grazie. Una domanda per entrambi, per concludere. È nata da poco l'Assemblea dei lavoratori calabresi. Sì, l'Assemblea dei lavoratori calabresi si pone come obiettivo quello di rilanciare appunto la lotta, l'unità dei lavoratori e una lotta ai lavoratori per rivendicare un diritto al lavoro che nella nostra terra è negato. Sì, l'Assemblea dei lavoratori calabresi è un cappello in cui tutto quanto questo sta sotto, in cui fondamentalmente chiunque può partecipare, anche chi non è attualmente iscritto a un'organizzazione sindacale o politica. La maggior parte delle persone che animano l'Assemblea sono fuori da questi meccanismi, ma sono persone che in questo momento hanno assoluto bisogno di lottare per vedere affermati i propri diritti. Si chiama Assemblea dei lavoratori, però molti di loro sono disoccupati là dentro, soprattutto quelli più giovani, oppure hanno lavori in nero, che adesso fondamentalmente con la crisi sono stati completamente abbandonati o smarriti. Questa è una manifestazione organizzata dalle classi popolari calabresi, ovvero i lavoratori precari di ogni settore, gli stagionali, i tirocinanti della pubblica amministrazione, ma anche gli autonomi, i sanitari precari. L'obiettivo di questa manifestazione è far vedere che esiste un'opposizione di classe, ovvero delle classi popolari, in contrapposizione all'aziendalismo dei settori pubblici che attualmente stanno smantellando la sanità pubblica e stanno smantellando la pubblica amministrazione in generale, e anche un'opposizione allo sfruttamento del settore privato. Noi proponiamo e rivendichiamo delle cose precise e radicali. Il settore sanitario deve essere totalmente pubblico, deve essere centralizzato. Le cliniche private devono essere internalizzate nel settore pubblico, il piano di rientro va abolito, ci deve essere un'assenza di vincoli di bilancio per tutti i settori pubblici e per gli investimenti pubblici. Vogliamo anche l'abolizione di tutti i contratti precari e l'abolizione di ogni restrizione alla libertà dei lavoratori di manifestare, e vogliamo che tutti i servizi pubblici siano controllati tramite il pubblico, dalle classi popolari.
sono una dei 7.000 tirocinanti calabresi. Noi prestiamo la nostra opera all'interno degli enti pubblici. Sono 10 anni e ci danno soltanto 500 euro al mese pagabili ogni bimestre, che poi non è nemmeno ogni bimestre. Questo mese siamo arrivati quasi al terzo mese per essere pagati e ad oggi ancora non siamo stati pagati. Noi non abbiamo contributi, non abbiamo ferie, non abbiamo malattie. Sono 10 anni che viviamo in questa situazione. È ora che si prenda un serio provvedimento su di noi, perché mi sembra giusto che 10 anni di attività all'interno degli enti pubblici ci abbia più che formato. Quindi pretendiamo che questa storia debba concludersi in qualche modo nella maniera positiva per noi. Situazione insostenibile? Assolutamente sì, non si può più vivere così, non avendo comunque uno stipendio, non potendo portare a casa il pane per poter mangiare, non c'è un'economia e quindi non lavorando non circola nemmeno l'economia. Quindi sono 7.000 persone che sono chiuse in questo cerchio ed è ora di dire basta una volta per tutte. Sì, chiediamo salute, lavoro e dignità. La salute perché la pandemia ha dimostrato il fallimento di questo modello di sanità, no? Cioè una sanità completamente asservita al profitto, delegata ai privati. Abbiamo visto come poi effettivamente una sanità fondata sulla ricerca del profitto poi non garantisce il diritto alla salute a tutti quanti i cittadini. Abbiamo visto per quanto riguarda la questione del lavoro le condizioni pietose in cui i lavoratori in Calabria, ma non solo, sono costretti a vivere, quindi comunque orari di lavoro infiniti, sfruttamento, contratti precari, precarietà praticamente assoluta, mancanza di sicurezza sul lavoro, rischio continuo di contagiarsi. E quindi vediamo insomma questa situazione. La lotta per la dignità significa riconquistare essenzialmente soprattutto questi due diritti, che sono il diritto al lavoro con condizioni dignitose e salari dignitosi e il diritto comunque a una sanità pubblica capace di, insomma, di permetterci di vivere e di non morire, diciamo, per malattie curabili. Io ho 67 anni e sento ripetere da 50 anni lo sviluppo, il sud, il mezzogiorno, il lavoro. Strade, la 106. Io vengo da Isola Capo Rizzuto, ho fatto la Ionica, ho visto i paletti che devono elettrificare la linea ferrata costruita più di 110 anni fa. Quindi di quale infrastrutture parliamo? Di ponte? Ma quale ponte? Io il treno l'ho eliminato dai miei pensieri. Perché non c'è. È l'ultima priorità. No, ma proprio non esiste. Quale priorità? Priorità è il lavoro. Io ho una figlia emigrata al nord, lavoro al nord. I giovani qui si laureano, spendiamo i soldi, facciamo sacrifici, poi alla fine vanno a lavorare non in Calabria. La classe dirigente calabrese è da mandare a casa tutta. Io ti faccio solo un esempio. La Calabria esporta energia elettrica in tutta Italia. Dal vento, dalle ore che siamo circondati, metano, in cambio questa nostra disgraziata regione che riceve? Spiegatemelo perché non lo capisco. Noi esportiamo energia elettrica in tutta Italia. Di ritorno cosa c'è? L'assistenzialismo? Noi ci siamo accontentati di questo. L'assistenzialismo e la 'ndrangheta. Pino Scarpelli, Rifondazione Comunista, in piazza quest'oggi per salute, lavoro e dignità. Se ne parla da decenni purtroppo. Eh sì, ti ringrazio della domanda perché noi di Rifondazione Comunista voglio ricordare a tutti e tutti che già nel 2007 col governo Loiero, pur essendo in giunta, abbiamo lanciato i famosi 40.000 andando ancora una volta davanti alla giunta regionale per dire che le cose anche allora non andavano bene. Oggi purtroppo abbiamo la consapevolezza che dopo tanti anni siamo ancora ritornati indietro. È chiaro che la Calabria si deve ribellare, non possiamo dare deleghe in bianco a nessuno. Calabria vuol dire a sud di nessun nord. Cambiare si può, si deve. Ce lo chiedono le future generazioni. Sì, i giovani calabresi, i giovani comunisti, i giovani liberali che hanno un'idea democratica oggi sono scesi in piazza per dire no a tutta questa aberrazione, a queste politiche neoliberiste che offendono la loro intelligenza.